molte criticità in questo testo di riforma, per cui nonostante fosse da un tempo auspicata una riforma del bicameralismo, purtroppo la complicata progettazione di questa modifica del bicameralismo mi fa propendere decisamente per il no, perché gli enti territoriali non vengono realmente rappresentati, c'è un sistema confuso di individuazione dei componenti del Senato e allo stesso tempo si privano delle loro competenze le regioni, quindi una sorta di paradosso per cui mentre si crea la Camera delle Regioni le stesse vengono private delle competenze. C'è poi una disciplina molto complessa del procedimento legislativo che non porta a quei risultati di snellimento e semplificazione che venivano indicati ed auspicati. Ci sono anche tanti altri aspetti, uno dei tanti, per esempio nella composizione del Senato c'è un drappello di 5 senatori di nomina presidenziale che poco hanno a che fare con la ragione ispirativa del Senato delle Regioni. Sono senatori che rappresenteranno fondamentalmente un'istanza del tutto diversa, non quella degli enti territoriali, e che hanno anche una durata in carica che è ancorata alla durata in carica del Presidente della Repubblica, una sorta di mini partito del Presidente, si potrebbe ritenere, che non si integra bene nel disegno di questo Senato. Innanzitutto bisogna ricordare che il referendum costituzionale non prevede il quorum, quindi è necessario partecipare sia per l'importanza della decisione sulla carta costituzionale, che è la base della nostra convivenza, e poi chi sostiene le ragioni del no in particolare ha un solo strumento per far valere le proprie convinzioni, che è quello del voto. Comunque la scelta sulla carta costituzionale, sulla riforma della carta costituzionale, è di una tale importanza per il futuro, per le giovani generazioni, che io le vedrei naturalmente, come dire, in prima linea impegnate in una decisione di questo tipo, perché riguardando il futuro riguarda soprattutto loro. Inoltre diciamo che la crisi della rappresentanza nel nostro paese, anche in certa misura la crisi delle istituzioni rappresentative, richiedono un rinnovamento del sistema politico, delle forze politiche, che potrà avvenire soltanto con la partecipazione dei giovani, con il loro ruolo, portando linfa nuova nelle istituzioni. È un processo che già in parte è stato avviato, ma che ha bisogno ancora di più di proseguire per dare un'opportunità di rinnovamento al nostro sistema costituzionale. L'Italia sono decenni che aspetta queste riforme e queste riforme sono necessarie perché è necessario ammodernare la Costituzione. La Costituzione, quando fu adottata, era una ottima Costituzione per quanto riguarda la parte sui principi fondamentali, sui valori, che rimane intatta anche con questa riforma, ed era una buona soluzione anche per quanto riguarda la parte dell'organizzazione del potere, della forma di governo. Era una buona soluzione perché l'Italia era lacerata da una divisione molto forte tra i partiti che guardavano all'Alleanza Atlantica e quindi all'Occidente, i partiti che invece avrebbero voluto un orientamento verso la sfera di influenza dell'Unione Sovietica. In questo contesto di grande lacerazione si decise di fare delle istituzioni che più che badare all'efficienza badassero al coinvolgimento delle parti. È chiaro che quel mondo non c'è più la guerra fredda, non c'è più l'esigenza di avere istituzioni in cui il principio di maggioranza viene mitigato dal coinvolgimento delle minoranze in ogni decisione, e soprattutto non ci sono più quei grandi partiti del Novecento che servivano a compensare le deficienze del sistema istituzionale con accordi tra partiti. Oggi l'esigenza dell'efficienza è un'esigenza molto più sentita, così come è sentita l'esigenza di un maggiore controllo democratico da parte dei cittadini, perché purtroppo, non avendo cambiato la Costituzione in questi 40 anni, si sono sviluppati tutta una serie di patologie. La prima patologia è quella che vede nell'operare del governo attraverso i decreti legge, che dovrebbe essere uno strumento eccezionale, una forzatura continua del rapporto col Parlamento. Il governo legifera attraverso decreti legge nell'80-90% della legislazione che riguarda l'attuazione dell'indirizzo politico, e quindi il Parlamento è tagliato fuori e costretto ad un prendere o lasciare.
L'altra grande anomalia e patologia è che abbiamo un sistema di regionalismo che si è molto sviluppato in questi anni senza che si sviluppasse quella Camera delle Autonomie che esiste in tutti gli ordinamenti nei quali c'è un sistema federale o regionale. Quindi sono due le grandi anomalie: il bicameralismo perfetto che crea non solo lentezza decisionale, ma grande instabilità perché i governi debbono cercarsi la maggioranza in due Camere che spesso sono disomogenee, ma anche l'assenza di quella camera di compensazione nei rapporti tra Stato e Regione, che invece è tipica degli ordinamenti, diciamo, ad autonomie subcostituzionali riconosciute. Con la riforma si colmano queste due lacune. Ovviamente ciascuno di noi può pensare che ci sarebbe potuto essere una riforma migliore, però la valutazione che noi dobbiamo fare non è tra un'ipotetica riforma migliore che ciascuno di noi avrebbe voluto, ma è tra la situazione che c'è e la situazione che ci sarebbe con l'approvazione di questo referendum. Io credo che la situazione che ci sarebbe di gran lunga migliore, e quindi il 4 dicembre penso che sia molto opportuno votare sì, proprio per aggiornare la nostra Costituzione, che i padri costituenti vollero modificabile attraverso il 138, proprio perché fosse aggiornata secondo le esigenze della storia. E i giovani universitari, professori in particolare, ha qualcosa da dire? Beh, la FUCI ha un ruolo storico nel dibattito istituzionale italiano. È dalla FUCI che è venuta la spinta, la FUCI è una delle organizzazioni che più ha spinto, anche con un'elaborazione culturale molto approfondita da par suo, diciamo così, per l'innovazione istituzionale. La FUCI ha avuto interlocutori molto importanti nella sua storia, interlocutori che hanno creduto nell'innovazione politica e alcuni nell'innovazione istituzionale. Penso, tanto per fare due nomi, Aldo Moro per quanto riguarda l'innovazione politica e Roberto Ruffilli per quanto riguarda l'innovazione istituzionale. Quindi la FUCI ha avuto una grande responsabilità, direi che conseguentemente i fucini oggi hanno una grande responsabilità come dire, nel valutare questa riforma e nel sostenerla se ritengono che effettivamente, come io credo, serva al bene del paese.